Ciao raga, Thailandia, un'altra pole sul bagnato. La gara però saranno asciutte, mi sembra. E questa sicuro. E con la soft. Con la soft, 4 giri. Dietro non c'è la soft nuova. Bene. Tutti i piloti sono schierati sulla griglia. Fernandez mostro. Bagnaia all'interno. Si vede che ha qualche cavallo in più Ducati. Largo, fanculo! Si incazza Bagnaia perché... Ok, ridò la posizione. È l'unico modo che avevo per tenere, invece sono finito largo. No, non riesco a tenere il passo. Andamento lento. Qui sbaglio sempre.
va bene in frenata che scivola dietro. Mi fa perdere troppo in curva. No, 28 e 4. Io 30, 2 secondi, un secondo e mezzo più lento. Mi passano tutti, boh, vai a capire che cavolo è. Forse 120 gradi. Beh, come dure andrà meglio. Allora, tutta con la dure, il pieno e vai. Tutti i piloti sono schierati sulla griglia di partenza. Comincia il conto alla rovescia per lo spegnimento del semaforo. Ancora pochi istanti e avrà inizio il Gran Premio di Thailandia. Dai, dai, cazzo, parti bene una volta. Oh. Sbaglio sempre là, frenata e poi scivola il retro. Devo già togliere la potenza al motore. Ok, non devo più frenare dietro, sennò succede questo.
Cazzo, perché ho frenato così così presto? È vero, era dopo il terzo. Dopo la terza linea devo frenare. C'ho il punto di riferimento visivo. Testa di minchia. Bello, bello. No, vabbè, vado indietro perché tanto. Ma che roba incredibile. Che merda, il punto di frenata. Io chiedo un aiuto, no? E ti danno la frenata lunga un chilometro, tutta rossa, così non capisco dove devo frenare veramente. Qui è giusto. E là, no, la striscia lunga 2 chilometri, vabbè. Minchia com'è vasto qui, oh, ma chi cazzo è?
Sì. Ma me ne frega un cazzo che ho tagliato. Me ne frega un cazzo. Taglio anche qua, non me ne frega niente. Sì. Però ormai è tardi perché mancano due gare. 37. In attesa no, che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti di oggi, diamo una rapida occhiata aspetta, qua quant'è? 58. No, ma la matematica non chiude gli occhi, ma è difficile. Ciao, al prossimo video. Prendiamo la linea dal parco chiuso con il vincitore che oggi ci ha regalato. Eccoci in diretta per la cerimonia di chiusura del Gran Premio. I tre piloti che stanno salendo sul podio in questo momento ci hanno regalato una gara stupenda e ora possono godersi tutto il calore del pubblico.